questa bellissima a due ruote, andremo alla scoperta dei luoghi più interessanti e caratteristici di Bitonto, una cittadina di 56.000 abitanti, nota per la produzione di un prelibatissimo olio. Quelle che vedete alle mie spalle sono le antiche mura di Bitonto, fatte erigere dai Normanni nell'XI secolo e poi ampliate e modificate dagli Angioini nel XIV secolo. Seguono a tratti l'alveo naturale del torrente Tifis, sul cui costone fu costituito il nucleo originario di questa importante città del nord barese. Con le numerose torri che la interrompevano a intervalli regolari, le mura rappresentavano un formidabile e importante sistema difensivo per l'epoca. Seguendo il percorso delle mura ci possiamo dirigere fino al centro nevralgico della città, il triangolo formato dalle piazze Marconi, Moro e Cavour, fino all'ombra del mastodontico torrione Angioino e della vicina Porta Baresana, uno dei due ingressi monumentali al centro storico, assieme a Porta La Maglia, sopravvissute all'avanzare dell'intonaco e del cemento. Oltrepassando la Porta Baresana, si accede al Salotto Buono di Bitonto. Si tratta di una vasta area pedonale circondata dagli edifici più prestigiosi di Bitonto, dal torrione col suo fossato alla Porta Baresana, ma anche dalla barocca e compiuta chiesa di San Gaetano, la cui parte esterna è stata restaurata recentemente. Palazzo de Ferraris Regna, sempre costruito nel XIV secolo, e Palazzo Silo Scalò, un'abitazione cinquecentesca, nobile ed elegante, sede tutt'oggi dell'unica galleria nazionale della Puglia, tra le più importanti di tutto il meridione. Del centro storico di Bitonto abbiamo qui con noi Chiara Cannito, guida turistica della regione Puglia. Sì, ciao Rosalba. Ciao Chiara. Allora, come avevi già anticipato, ci troviamo nel salotto bello di Bitonto, sul quale si affacciano i più belli i palazzi rinascimentali, il De Ferraris Regna che è alle nostre spalle, il Silo Scalò, sede della Galleria Nazionale di cui avevi anticipato, che ospita una pregiatissima donazione di un nostro concittadino, il professor Girolamo De Vanna, che conta pezzi davvero interessanti. Abbiamo Delacroix, un Poisson, artisti della scuola napoletana, Luca Giordano, Corrado Giaquinto e tantissimi altri dal 500 al 900. La chiesa di San Gaetano, di cui tu avevi appunto bene anticipato, di recente c'è stato il restauro, che ha riportato diciamo, alla luce la bellezza proprio della facciata, in stile barocco propriamente barese. Il nostro barocco non è come il barocco leccese, ricco, forse anche un po' artificioso, invece è molto lineare, e una sorta di stile rinascimentale che poi è un riecheggiamento delle linee classiche che si ripropone anche nel 600 in maniera insomma continuativa e costante fino poi all'800. Abbiamo anche delle cose particolari, segni che evidenziano le antiche credenze popolari, come i mascheroni apotropaici, cioè delle facce che fanno le linguacce o mostrano i denti digrignati e che avevano la funzione di cacciare il malocchio. Oppure le statue delle quattro virtù cardinali che sono ospitate nelle quattro nicchie del loggiato Silo Scalò e che evidenziano per certi versi l'anelito di questi nobili bitontini, non solo ad essere ricchi appunto di ricchezze materiali, ma anche di virtù, quali erano appunto la fortezza, la temperanza e tutte le altre virtù cardinali. Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Jack, give me some money to pay my bill. All the dough I give you, Holly, you've been using on pain pills. Jack, will you call me if you're able? I got your phone number written in the back of my Bible. Jack, I think you're pulling my leg.
Chiara ci ha raggiunto anche qui alla cattedrale di Bitonto, di cui ci narrerà un po' di storia. Ben detto, Rosalba, soprattutto insomma, l'esattezza della terminologia, cattedrale, non basilica, non chiesa matrice, appunto perché la cattedrale è la sede del vescovo. E il nome prende, diciamo, derivazione dalla cattedra, che era proprio la sede, la sedia dove praticamente sedeva il vescovo. E questa è la nostra bellissima cattedrale, intitolata originariamente a San Valentino. Successivamente, dopo il miracolo compiuto dalla Madonna in occasione della famosa battaglia di Bitonto, che rientra nella più grande guerra di successione polacca, abbiamo anche l'intitolazione all'Assunta. È un gioiello del romanico che ripropone per certi versi un po' tutte le caratteristiche tipiche dello stile romanico, quindi abbiamo la facciata a capanna, gli archetti pensili, il bestiario medievale che arricchisce gli stipiti ma anche le finestre della fiancata meridionale. Bestiario medievale che conta basilischi, elefanti, pantere, arpie, quindi animali fantastici, cioè non realmente esistenti, ma che l'uomo inventa operando una sorta di commistione tra elemento umano e elemento animale. Ecco quindi la sirena, che indica la lussuria, o il grifo, che è l'animale più importante dal punto di vista anche iconologico, cioè del significato evangelico, perché richiama la, con la sua doppia natura di leone e di aquila, la divinità di Cristo, ma anche la sua umanità. Un gioiello anche per gli arredi liturgici che troviamo all'interno della nostra cattedrale. Abbiamo uno splendido ambone del 1226, all'interno del quale spicca questa aquila che regge il leggio. E l'aquila cos'è? L'aquila è il simbolo di San Giovanni Evangelista, che tra gli evangelisti appunto è il più amato. E poi abbiamo una chicca, una particolarità, che inserisce sempre all'interno, che inserisce la cattedrale di Bitonto in, diciamo, in un quadro che è tutto pugliese. Questo anche per dire che le nostre cattedrali non vanno lette isolatamente, non sono belle da sole, ma sono belle se lette in linea con tutte le altre cattedrali. Non a caso noi parliamo di un romanico pugliese. E cos'è? È Alessandro Magno. Alessandro Magno, che è il protagonista del primo capitello che troviamo a sinistra appena entrati nella cattedrale, che stranamente diventa protagonista di una chiesa cristiana. Alessandro Magno, sappiamo, è vissuto in un periodo pagano, quindi che ci fa Alessandro Magno? Alessandro Magno è, diciamo, un antisignano dell'Ulisse di Dante, diciamo così, ed è il precursore dell'Adamo della Bibbia, perché è il simbolo dell'uomo che vuole superare i suoi limiti e per certi versi sfida Dio. Quindi nella prima parte del capitello vediamo questo Alessandro Magno che, secondo le cronache, diciamo le leggende medievali, assurge al cielo accompagnato da due grifi. Infatti nella scena lui viene appunto portato in cielo da due grifi che mangiano carne di cavallo, e nella seconda scena invece lui cade, viene punito da Dio, uno dei grifi perde la preda, quindi lui non è più sorretto, e quindi lì c'è la punizione divina. E la stessa scena la ritroviamo nel mosaico del pavimento di Otranto. E dopo la cattedrale possiamo proseguire il nostro viaggio, non prima però di aver gustato alcune delle prelibatezze preparate in uno dei ristorantini tipici della zona, come questo. Si affaccia il Teatro Comunale Traetta, illustre bitontino alla corte degli zar di Russia e addirittura ispiratore di Mozart. Guardandosi attorno, sarete tentati di avventurarvi fra gli scaffali della piccola ma storica libreria del teatro,
oppure di fermarvi in uno dei locali simbolo della riappropriazione del territorio da parte della classe imprenditoriale cittadina. Eccoci nel salottino dell'Ancaranus. Come potete notare, siamo seduti su un divano perché l'idea di questo posto è proprio dare l'impressione di essere nel salotto di casa. E questo è lo spirito con il quale nasce Ancaranus, dietro motivazioni, entusiasmo, voglia imprenditoriale anche di rivalutare il nostro territorio, il nostro centro storico. Questo è tutto il palazzo della famiglia Ancarano, ecco perché da qui il nome Ancaranus. Quando erano in corso d'opera i lavori per realizzare questa struttura, fu ritrovata una pietra con il nome latino Ancaranus, e di qui ecco l'idea di voler lasciare come nome proprio il nome della famiglia Ancaranus, che era proprietaria dell'intero stabile. Un luogo da non perdere per chi visita Bitonto è sicuramente la Basilica dei Santi Medici. Inaugurata nel 1975, la chiesa ospita la reliquia delle braccia dei Santi Cosma e Damiano, custodite in un reliquiario d'argento. Il culto per i santi, ritenuti artefici di numerosi eventi miracolosi, culmina nelle feste del 26 settembre e soprattutto della terza domenica di ottobre. La basilica diventa in quei giorni meta di migliaia di pellegrini che a piedi nudi trasportano grossi ceri in processione. Dopo aver visto la Basilica dei Santi Medici, attraversando la zona nuova della città, potremo raggiungere l'ultima tappa della nostra visita. Troverete Mike Bike, che non è soltanto un rivenditore dei più prestigiosi marchi di bicicletta, vero Nella? Vero, il nostro è un punto vendita di assistenza appunto per chi volesse ristrutturare una bici d'epoca o semplicemente mettere a nuovo una city bike, per tutte le famiglie che vogliono dei consigli e magari dei pezzi di ricambio. Grazie Nella, e per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata di Bellezza in Bicicletta.